Di Franco Fancello, presidente della Dorgalese. Allora, parliamo un po' del vostro campionato. Quest'anno avete deciso di riprovare il salto di categoria rispetto a un anno fa. Con quali novità? Le novità più che altro sono: abbiamo recuperato qualche ragazzo di Dorgali che non era ancora del gruppo, tipo Emiliano Mele a centrocampo, che è rientrato da Uliena, dalla Corrasi, con ottimi risultati a centrocampo, e poi soprattutto riconfermando portiere Fanni, che è uno dei migliori portieri che avete visto in prima categoria e merita categorie superiori. In difesa Franco Solinas, che è uno dei migliori difensori centrali che esista in prima categoria. Davide Manca, un altro jolly che copre tutti i ruoli a destra e a sinistra e quindi ci aiuta tanto. E poi la punta, che è Giovanni Ruggio, che si è sbloccato a Tonara finalmente, quindi... Abbiamo anche una novità a livello giocatori: abbiamo procurato un ragazzo dall'Argentina che pensiamo di inserire nel gruppo e di riuscire a inserire nel gruppo. È arrivato un paio di settimane, è un giovane di 21 anni, gli diamo una mano noi a stare in Italia e lui ci dà una mano. Insomma, un argentino anche alla Dorgalese, sì. Come si chiama? Juan Manuel Insurralde, ecco. È un ragazzo di 21 anni che arriva dall'Argentina, è un bel attaccante, giovane. Gli diamo una mano anche a campare, perché ha bisogno di... Poi visto che adesso ha segnato anche la Rivei, quindi magari... Sì, è un amico di la Rivei. Esatto. Però puntiamo decisamente a farci notare in questa categoria, e se riusciamo a fare un bel salto di categoria. Dorgali, ecco, lo merita, e Dorgalesi lo merita. Ecco, in questa prima parte di stagione lei ha visto un po' tutte le squadre. Si dice che la Corrasi sia la più attrezzata. Secondo lei... ecco, in che cosa voi dovete migliorare? Voi siete una squadra che gioca molto bene nella fase difensiva, magari davanti non costruite tante palle e gol. Effettivamente abbiamo avuto a inizio campionato soprattutto dei grossi problemi in attacco, perché non riuscivamo a realizzare, a concretizzare le azioni che procuravamo, e soprattutto le azioni da rete, che in media partita sono tantissime, poi la percentuale di realizzazione è bassissima. Basta, ecco. E quindi ultimamente, forse con lo sblocco del bomber di Ruggio, sembra che questo problema si sia risolto. Certo. Obiettivamente la Corrasi in attacco è attrezzata in maniera eccezionale, in attacco e a centrocampo e anche in difesa. Ha un buon organico e a parer mio è una delle squadre che sta lottando e che giustamente merita di lottare per il salto di qualità. Certo, poi non dimentichiamoci, insomma, che voi avete confermato la fiducia al mister Franco De Sousis, che è un allenatore, è stato un grande giocatore e che manda in campo le squadre un po' secondo la sua filosofia, squadre molto accorte, molto attente. In questo è forse simile anche a Angelino Meriu, mister della Corrasi, no? È vero, Franco De Sousis è una persona che io conoscevo poco all'interno di uno spogliatoio, perché non l'ho mai conosciuto se non da avversario, da concorrente. Questo è il terzo anno che ha Dorgali, e Franco De Sousis si è rivelato una persona che sta dando veramente una svolta al calcio a Dorgali, e sta dando una grossa mano a far mettere in risalto i ragazzi, i giovani dorgalesi. È un merito che va dato a Franco, certo, De Sousis, è la serietà e la professionalità che dimostra dovunque si vada e in qualunque partita. Ecco, a proposito di giovani dorgalesi, voi quest'anno partecipate al campionato a livelli regionali grazie al secondo posto conquistato dopo lo spareggio con il Fonni. Vivete come questa esperienza regionale in che maniera? Con gli allievi abbiamo un altro allenatore che proviene sempre da Nuoro, che è una persona eccezionale. Michele Moro. Gianfranco Moro, che è una persona eccezionale, che ha una voglia di calcio che non finisce mai, e la trasmette in maniera eccezionale ai ragazzi. E gli allievi quest'anno sono un po' sfortunati, perché hanno dovuto dare molti giocatori agli juniores, in quanto anche gli juniores fanno il campionato regionale, quindi si è costretti il gioco forza a far andare questi ragazzi nella squadra che merita e che compete loro. Gianfranco Moro sta lavorando con pochi ragazzi, ma ci sta mettendo il massimo dell'impegno, e speriamo di regalare delle soddisfazioni anche a questi ragazzini che sono veramente in gamba. Certo. Per chiudere le chiedo, voi in baronia come vivete la rivalità con i cugini della Fanum, dell'Irgolese, che sappiamo per adesso stanno dietro di voi, no?
No, la rivalità è, obiettivamente parlando, è una rivalità, è una sana rivalità a livello sportivo più che altro, perché sono delle bravissime persone, soprattutto la Fanum è riuscita, grazie a un grande presidente, a una buona dirigenza, con grandi sacrifici, a attrezzare una squadra che veramente ad Orgalì ci ha dato grossi problemi. Sono dei bravi ragazzi, giocano a pallone, sono belli da vedere giocando. E quindi onore alla Fanum e al campionato che sta facendo la Fanum. Sono vicini a noi, sono, in questo momento sono a 2 punti da noi, ma sono un'ottima squadra e un ottimo organico. Certo. Per quanto riguarda l'Irgolese c'è solo da fare complimenti, perché Michele Pinna e poi un centrocampista come Nicola Porcu, che noi abbiamo visto giocare ad Orgalì sino all'anno scorso con ottimi risultati, non possono che fare la differenza in seconda categoria, e quindi... poi tanti auguri anche a loro. Poi vi accomuna il fatto che abbiate entrambi un campo in sintetico, quindi sicuramente si può vedere bel calcio. Il campo, non il potete campo avere premia, quella scusa, ecco. Il campo premia molto il bel gioco, premia molto i giocatori che sono tecnici e i giocatori che sanno giocare col pallone, non i giocatori che sono un po' rudi, che non gli piace il gioco. Assolutamente. Va bene, noi ringraziamo il presidente. Grazie. Franco Fancello, un grande bocca al lupo alla Dorgasia per questo 2010. Crepi. Speriamo che li possiate rivedere magari a fine campionato con la promozione che avete lasciato diversi anni fa, e insomma di smetterla con questa altalena sali scendi continua, no? La meritano i dorgalesi e la meritano i nostri ragazzi. Grazie, certo. Grazie davvero. Grazie.